Fare comunità, generare valori è lo slogan del V Congresso CISLE Scuola Puglia svoltosi a Brindisi, durante il quale Roberto Caglienno è stato riconfermato alla guida della Segreteria Regionale. Questo è un congresso che si svolge in un momento davvero particolare, un momento in cui anche la stessa Europa è in discussione, non dimentichiamo che a breve uh, ci saranno le elezioni in, in uh, Inghilterra, in Francia e poi anche in Germania e fino anche in Italia. Diciamo che nei prossimi mesi tutto sommato si fa il futuro dell'Europa. Noi crediamo nell'Europa, noi crediamo in un'Italia, noi crediamo in un'Italia che metta di nuovo al centro dell'attenzione la scuola e i giovani. Nella prima delle due giornate che si concludono dopo la relazione del segretario generale Calienno si è tenuta una tavola rotonda su giovani scuola lavoro, quale rapporto con il sindacato per il futuro del Paese, con gli interventi tra gli altri del sottosegretario di Stato all'istruzione Angela D'Onghia, che soffermatasi sull'importanza di far respirare i ragazzi l'area d'impresa del territorio ha evidenziato scuola e impresa devono avviare percorsi paralleli senza l'obbligo di tornaconti economici. La scuola è la culla della nostra civiltà e come tutte le culle hanno bisogno di serenità per lavorare bene. L'idea di scuola della CISL è quella di una scuola che in tutto il paese, da nord a sud, contribuisca a combattere le disuguaglianze sempre più ampie, che si traducono in emarginazione sociale, in povertà e in negazione dei diritti fondamentali e costituiscono una grave minaccia per la nostra democrazia attraverso quegli spazi negoziali che come sindacato abbiamo conquistato eh, in una storia, con una storia lontana nel tempo. Però la qualità dell'offerta formativa è frutto anche di tanta passione, di tanto impegno, di tanta qualità eh, costruita da professionisti sul campo. Il personale docente, il personale ATA, i dirigenti scolastici non, non si risparmiano e questo fa della nostra categoria una categoria che attenziona la propria professionalità proprio per offrire un servizio di grande livello a un'utenza che è sempre più, eh, ha sempre più necessità di attenzione.